Buongiorno a tutti, in questo nuovo tutorial mostrerò come realizzare questa maglia molto estiva che io ho deciso di chiamare maglia Portofino. Se ricorderete, qualche giorno fa sul canale il mio ultimo video è stata la maglietta white che ho realizzato con il filato Portofino. Sul sito Uncentando con i Filati e nella merceria Coleti il Portofino viene venduto a pacco da 500 grammi e a me era avanzato appunto del filato con cui avevo realizzato la maglia white. Ho deciso di unire il filato che mi era avanzato Portofino insieme a un altro filato, sempre della Mistricò, che è quello della Lucida Labbra, che mi era avanzato invece dal tubino Alice. Unendo questi due filati ho dato vita appunto a questa maglietta che io trovo veramente molto leggera, molto estiva e che quindi è perfetta da poter fare in questo periodo e da sfruttarla soprattutto se si va a fare una gita fuori porta di un giorno. Quindi ricapitoliamo: come filato ho usato il Portofino della Mistricò Filati, eccola, che è 100% cotone Maco Egitto, 50 grammi, un gomito da 50 grammi, misura 135 metri, e l'altro filato è il Lucida Labbra, sempre della Mistricò Filati, ed è 70% viscosa da bambù, 20% poliammide, 10% seta. Io ho utilizzato il numero 7, che è quello con cui ho fatto il vestito Alice, che è questo sfumato dell'azzurro, quindi è perfetto proprio per poterlo alternare al bianco che invece ho usato del Portofino. Ho lavorato con l'uncinetto del 3,5 per creare la parte in alto e l'uncinetto del 3 per poter creare la parte in basso. Prima di tutto si vanno a creare i due rettangoli che servono a dar vita a questo scollo, a queste maniche, diciamo, a pipistrello. Io le ho fatte alla fine, quando ho cucito qui di lato le ho fatte corte, cioè mezze maniche, però voi potete cucire anche di meno e farle ancora più ampie, proprio per trasformarle addirittura, se non una maglietta estiva, a proprio una maglietta copri costume, quindi da poter usare in spiaggia. Una volta fatto questi due rettangoli, che a me sono a larghi 20 cm, ogni rettangolo largo 20 cm e lungo 83 cm, mi raccomando, quando andrete a realizzarlo dovete misurare quanto lo volete lunghi rettangoli, deve venire da qua ed arrivarvi dalla stessa altezza dietro. Io ho fatto 83 cm e secondo me va bene anche per una taglia M, ma per una taglia L secondo me dovete andare a aumentare di almeno due motivi, quindi di almeno 5-6 cm. Naturalmente dovete tenere presente anche il seno tenderà ad allargare la maglia, quindi va a finire che se siete una taglia M ma avete come seno una terza abbondante quarta, io direi comunque di, invece di fare 83 cm, di andare a fare 85 cm, quindi di aumentare un motivo rispetto a me. Come larghezza invece, secondo me taglia M va benissimo lasciarla con lo stesso numero di motivi che ho fatto io, taglia L andate a fare qualche giro in più prima di terminare. Una volta fatti questi due rettangoli si vanno cucire un po' avanti, dietro per creare lo scollo e ai fianchi per creare appunto le maniche. Avanti io l'ho fatto più scollato rispetto a dietro per due motivi: da una parte perché volevo che avanti appunto fosse bello, fosse scollato un po', diciamo, con questa scollatura osè, ma anche perché ho anche intenzione di mettere la maglia girata, quindi di avere lo scollo più pronunciato dietro e meno pronunciato davanti se per caso l'occasione ritiene che avanti sia un po' più coperta, però dietro posso avere lo scollo più ampio, quindi mi piace poter gestire la maglia in questa maniera. Poi, come vi ho detto, realizzati questi due rettangoli si vanno a cucire le parti e si va a lavorare la parte di sotto. Per la parte di sotto io sono andata a stringere la lavorazione e sono passata a lavorare con l'uncinetto il numero 3. Questo perché io qui sono molto piccola, però mi raccomando, se siete una taglia S ma la volete morbida, continuate a lavorare con il numero 3,5. Se dovete fare degli aumenti o delle diminuzioni, io comunque vi dico come fare per poter stringere o allargare, ricordandovi sempre il multiplo del motivo che andiamo a realizzare. Il motivo è molto semplice, ve lo ricorderete, lo sto usando parecchio in questo periodo perché è un motivo molto bello, molto particolare ed è molto 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 estivo come punto. E come sempre vi ricordo che in descrizione io vi lascio il link del sito web Uncentando con i Filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Del Portofino è rimasto però soltanto il rosa, due tonalità di rosa e l'azzurro, ma io direi che potete sostituirlo, se comunque volete bianco, con il Miss Baby Soft, che è bianco e come
diciamo che si abbina perfettamente con il lucida labbra. E vi lascerò anche il link del lucida labbra e mi raccomando, una volta che avrete realizzato la mia maglia potete taggarmi o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare oppure su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Inoltre, se avete acquistato appunto il mio stesso filato sul sito Uncentando con i Filati o tramite la merceria Coleti, potete taggarci sulla pagina Facebook Merceria Coleti o su Instagram Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, che qua vedete già terminata, perché per fare i due rettangoli che servono per creare la spalla e diciamo la parte alta della maglietta, io vi farò vedere soltanto un campione, però vi dico già che a me ogni rettangolo, quindi ogni fascia, misura in lunghezza 83 cm, in larghezza 20 cm. Io lavorerò con due filati, il Portofino e il lucida labbra della Mistrico Filati. Allora, quindi per realizzare i rettangoli dovete tenere presente, ma questo l'avrò detto già all'inizio del video, che la fascia, questi due rettangoli devono essere lunghi in modo tale che vi arrivino da sotto al seno alla parte dietro della schiena, che sia uguale. Io ho fatto 83 centimetri, ho montato un totale di 26 motivi. Io direi che per una taglia M dovete andare a aumentare magari solo di due motivi in più, per una taglia L di 3 o 4 motivi. Dovete tenere presente comunque quanto è grande il vostro seno. Allora, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6 più 1. Questo significa che io ho montato 157 catenelle, perché 156 è un multiplo di 6, a cui ho poi aggiunto l'ultima catenella che mi serve per avere l'inizio uguale alla fine. E nel mio campione invece ho montato 25 catenelle, proprio perché un multiplo di 6, quindi 24 più una catenella. Quindi mi raccomando, se dovete fare i rettangoli più lunghi dovete andare appunto, come vi ho detto, ad aumentare di 6-12 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro. Mi avvicino un po' con la telecamera. Benissimo, allora mi alzo con una catenella, rientro dentro la prima delle maglie basse delle catenelle e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Ops. Ah, io sto lavorando con l'uncinetto del 3,5. 2 catenelle, 1, 2, rientro un'altra maglia alta, quindi rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. Salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Due catenelle, una e due, rientro e vado a fare una maglia alta. Quindi rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. Salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. E devo fare questo per tutto il mio primo giro. Terminerò il primo giro entrando nella terza catenella e andando a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, quindi 1 2 3. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta non chiusa, rientro un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo di nuovo 2 maglie alte non chiuse, quindi una e rientro 2. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo prendo il filo, entro dentro l'archetto e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e 2.
chiudo le due maglie alte insieme. Quindi vedete, ho realizzato tre gruppi di due maglie alte chiuse insieme, separate da due catenelle. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto successivo di 2 catenelle e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una, e rientro 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, una e 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro 2 maglie alte non chiuse, una e 2, chiudo le 2 maglie alte insieme. Quindi vedete, di nuovo ho realizzato 3 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme separate da 2 catenelle. Ancora un'ultima volta prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, rientro e di nuovo 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, chiudo le 2 maglie alte insieme. Quindi devo fare questo per tutto il secondo giro. Terminerò il secondo giro andando a fare una maglia alta dove ho la maglia bassa. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e di nuovo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado tra i due gruppi di 3 di 2 maglie alte chiuse insieme, quindi vedete 3 e qui c'è il secondo gruppo, quindi vado qui e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo maglia alta. Catenella di separazione e di nuovo vado tra i due gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, quindi qui, e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle successivo e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, devo fare questo per tutto il terzo giro. Termino il terzo giro prendendo il filo, andando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro. Quarto e ultimo giro, mi giro con il filato e vado a fare. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta e faccio una maglia bassa. Una maglia bassa all'interno dell'archetto di una catenella, una maglia bassa dove ho la maglia alta. E devo fare questo per tutto il quarto giro, quindi maglia bassa dove ho l'archetto di una catenella, maglia bassa dove ho la maglia alta. Maglia bassa dove ho l'archetto di una catenella, maglia bassa dove ho la maglia bassa. Quindi devo continuare così per tutto il mio quarto giro. Vado più veloce così vi faccio vedere direttamente come terminare. Però vedete, una maglia bassa dove ho l'archetto di una catenella, una maglia bassa dove ho la maglia alta. Sto per terminare anche il mio quarto giro, vado a fare una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, una maglia alta entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima una maglia bassa all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta.
Benissimo, questi sono i 4 giri che dovremo andare a ripetere per tutta la nostra lavorazione. Vi ricordo quindi che io ho montato 157 catenelle, ossia 156 più una catenella, per avere un totale di, diciamo, orizzontale così, questi gruppi di maglie alte chiuse insieme, i tre gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, ne ho un totale di 26. La lavorazione io l'ho già fatta e poi naturalmente nel video dopo vi spiego come unirli e come cucirli, scusa, non nel video dopo, dopo vi dirò come unirli e come cucire, ma vi dico già di nuovo che io largo 20 centimetri, lungo 83, e che io ho alternato in questa maniera: ho fatto 2 motivi con il Portofino, un motivo con lucida labbra, di nuovo 2 motivi con il Portofino, un motivo con lucida labbra. Questo è il campione. Adesso vi faccio rivedere soltanto un attimo il primo giro per farvi vedere come andare a rifare il nostro primo giro, visto che adesso abbiamo le maglie basse, ed è semplicissimo. Ci alziamo con una catenella, rientriamo dentro la maglia bassa e facciamo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, 2 maglie basse, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro una maglia alta, salto 2 maglie di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, e si ricomincia. Vedete? Questi quindi sono i giri che dovremo sempre, i 4 giri che dovremo andare sempre a ripetere. Dunque, allora, io ho terminato entrambi i miei rettangoli, sono venuti lì lunghi 83 centimetri e poi sono andata a ripiegarli su se stesso, uno da questa parte e uno da quest'altra parte, facendo in modo che, come vedete, io le strisce ho fatto 2 motivi con il Portofino, un motivo con lucida labbra, di nuovo 2 motivi con il Portofino, un motivo con lucida labbra, e la larghezza di ognuna di questi 2 rettangoli, perché lunghezza vi ho detto che è di 83 centimetri, la larghezza invece è di circa 20 centimetri. Quindi, come stavo dicendo, io li ho ripiegati su se stessi, giusto a metà. Vedete, ho fatto in modo che la parte che le due parti si sovrapponessero. E adesso andrò a cucire. In che modo? Cucirò lateralmente per circa una ventina di centimetri, sia da questo lato che da quest'altro lato. Mentre qui cucirò 20 centimetri dietro, cioè la parte dietro, qui unendo questi 2 rettangoli qui per 20 centimetri, come l'ha fatto, come abbiamo fatto nella parte laterale, mentre sul davanti penso che cucirò soltanto di una quindicina di centimetri, quindi un po' in meno, per avere lo scollo più profondo sul davanti. Una volta fatte queste cuciture, io comunque adesso cucio e vi dirò bene i centimetri che ho cucito, in modo tale che se ho cucito un po' di più o un po' di meno ve lo faccio sapere. E poi, una volta cuciti questi, quindi la parte qui, la parte dietro, le due parti laterali, andremo a fare sempre poi lo stesso motivo sotto, per creare la parte inferiore della nostra maglia. Allora, io ho fatto le cuciture che vi avevo detto, anche se non sono convintissima della cucitura qui, ma forse la scucirò un po', però questo lo definirò una volta che avrò terminato di farla. Quindi ho cucito dietro, ho cucito qui sul davanti, ho cucito lateralmente. Adesso possiamo andare a lavorare sotto. Io farò un giro di maglie basse, perché inizierò dal giro di maglie basse per poter capire bene come stringe la lavorazione, perché adesso a me sotto va un po' largo, quindi devo andare a stringere. Vi ricordo che noi stiamo lavorando su un multiplo di 6 maglie basse, scusate, di 6, ed un multiplo di 6 catenelle. Io quindi adesso andrò a lavorare un giro di maglie basse, naturalmente vi faccio vedere un po' come inizio a lavorare. Partirò lavorando sempre con non più con l'uncinetto del 3,5, ma passerò a lavorare con l'uncinetto del numero 3 e vi farò vedere come iniziare il giro di maglie basse. Poi la lavorazione sarà uguale, quella che abbiamo sempre fatto, però la faremo in tondo, però vi farò vedere anche in quel caso come si inizia e finiscono i giri. Quindi ripeto, adesso inizierò a partire da sotto, faremo un giro di maglie basse, ma io cambio uncinetto passando dal 3,5 a quello del numero 3. Per iniziare la lavorazione io ho deciso che mi aggancerò dal di lato, quindi vedete, questa è la parte di sotto, mi aggancerò con il filo bianco e con l'uncinetto del 3 nella parte di lato. Come vi ho detto, andremo a fare il giro di maglie basse, ossia noi prima, vedete, quando qui abbiamo l'ultimo giro che è il giro di maglie basse, questa volta invece di partire come ultimo giro lo userò come primo giro, diciamo che in realtà è come il giro base, ecco, chiamiamolo così, non chiamiamolo primo giro,
giro, ma chiamiamolo il giro base di maglie basse. Allora mi aggancio quindi dove ho la cucitura. Vi ricordo che sto lavorando con l'uncinetto numero 3 perché devo andare a stringere la lavorazione. Mi aggancio con il filo, mi alzo con una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa. Nell'archetto di 2 catenelle io vado a fare un, cioè dove ho la maglia alta io vado a fare una maglia bassa, dove ho l'incrocio delle maglie vado a fare una maglia bassa, ancora ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa, ho qui un forellino e vado a fare una maglia bassa. Diciamo che continuo così. L'unica cosa che noi dobbiamo tener conto del numero delle maglie basse, dobbiamo avere un multiplo di 6, quindi mi raccomando, quando andiamo a fare maglie basse contiamole 6 6, quindi io adesso sono alla quinta, andrò a fare la sesta e poi di nuovo andrò a contare, in modo da essere sicura di stare avendo la base giusta che mi serve poi per poter tornare a lavorare il mio motivo, e farò questo per tutto il giro. Alla fine io diciamo che vi dirò quante maglie basse ho, ma giusto per diciamo per farvi capire un attimo, però voi dovete capire bene se dovete stringere, quanto dovete stringere la lavorazione, se dovete, va bene che continuate a lavorare normalmente col 3,5. L'unica cosa che dovete tenere presente, vi ricordo, è che dovete avere un multiplo di 6 quando andate a lavorare queste maglie basse. Ho terminato il giro base facendo le maglie basse e sono quindi andata a stringere la lavorazione. Ho fatto in totale 120 maglie, quindi l'ho stretta e per me aver stretto a 120 maglie basse va benissimo per poter continuare a fare la mia lavorazione. Mi raccomando, quando avete fatto il giro di maglie basse dovete essere sicure che sia un multiplo di 6 per poter andare a lavorare il nostro motivo, che è lo stesso che abbiamo lavorato qui. Io adesso vi faccio vedere come si inizia per fare il primo giro. Ricordatevi solo questo. Naturalmente la lavorazione è la stessa, solo che si lavora in tondo, quindi non abbiamo più bisogno di fare la maglia alta iniziale che facevamo nel secondo e nel terzo giro. Comunque adesso io vi faccio vedere partendo giustamente dal nostro primo giro. E vado a fare, mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia di base e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 maglie basse, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro una maglia alta. Salto 2 maglie basse e vado a lavorare normalmente, quindi salto 2 maglie basse, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 maglie basse, entro in successiva e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Salto 2 maglie di base e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 2 catenelle, la maglia alta, vado dove ho la maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado a fare una seconda maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte non chiuse, le chiudo, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte non chiuse, le chiudo. Quindi vado a fare normalmente il mio secondo giro. Terminato il secondo giro vi farò vedere come iniziare anche poi il terzo. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le 2 maglie alte chiuse insieme, entro dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e iniziale vado a fare una maglia bassissima. Bene, a questo punto terzo giro, facciamo in questa maniera, con una maglia bassissima mi porto qui al centro tra l'ultima delle mie gruppi di tre di miei gruppi di tre di miei tre gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e il primo. E vado a fare una maglia bassissima, scusatemi.
e a questo punto riparto con il mio terzo giro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, 2 catenelle di separazione, 1 2, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 2, archetto successivo maglia alta. Sto terminando anche il mio secondo giro, vado a fare, dopo aver fatto le 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia bassissima all'interno del primo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme. Terzo giro, con una maglia bassissima faccio un passo indietro, se così vogliamo dire, ossia vado qui dove ho l'unione tra i gruppi di 3 maglie, tra i due gruppi dove ho, tra i due, scusatemi, qui dove ho l'ultimo 2 maglie alte chiuse insieme e il primo delle 2 maglie alte chiuse insieme, e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto posso iniziare a fare il mio terzo giro, scusatemi, una maglia bassissima, e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo maglia alta, catenella di separazione, vado tra i due gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme e faccio una maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi lavoro normalmente il mio terzo giro. Terminato il terzo giro vi farò rivedere il giro delle maglie basse e poi continueremo a lavorare normalmente questi 4 giri. Mi raccomando, io farò come ho fatto qui, dopo due motivi fatti con il bianco passerò poi a lavorare con il lucida labbra. Comunque io adesso continuo questo giro e poi vi farò vedere come fare l'ultimo. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quarto e ultimo giro, mi alzo con una catenella, rientro dentro a maglia alta e faccio una maglia bassa. Una maglia bassa dove ho l'archetto di una catenella, una maglia bassa dove ho la maglia alta, una maglia bassa dove ho la catenella. Quindi continuo così per tutto il mio quarto giro. Vedete, alla fine stiamo rifacendo lo stesso motivo, soltanto che in tondo. Adesso continuerò così, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro, alternerò sempre come ho fatto qui, due giri di maglie, due giri con il portofino, due motivi con il portofino e un motivo con lisci da labbra. Vi dirò quante volte l'ho ripetuto, se per caso poi sono tornata a lavorare con il 3,5 per andare a allargare sui fianchi, ma non penso. E una volta fatto quello, poi andrò a misurarmi la maglia per vedere se la cucitura che ho fatto qui di lato alle maniche devo allargarla o va bene così come l'ho fatta. Allora, ho ripetuto i motivi per un totale di 6 volte, ripetendolo 2 volte bianco, una volta con lucida labbra, 2 volte nuovo il bianco del portofino e l'ultima volta con il lucida labbra, terminando con il giro di maglie basse. Come lunghezza per me va benissimo, voi naturalmente potete farla anche più grande, più lunga. Io non ho, alla fine ho continuato sempre a lavorare con l'uncinetto il numero 3, quindi adesso andrò a togliere tutti i fili che mi sono rimasti e la mia maglietta sarà terminata.